due poliziotte, due donne che ovviamente hanno il loro ruolo, ma quanto è importante per una donna che denuncia trovare una donna che l'ascolta dall'altra parte, senza nulla togliere ovviamente ai vostri colleghi uomini, insomma. Il primo approccio è fondamentale, perché non è un modo comune di dire, ma abbiamo una sensibilità diversa, è una sensibilità proprio legata all'essere donne. Si capisce quanto si subisce anche pregiudizi di fronte a situazioni, diciamo, che solitamente vengono giudicate, purtroppo, ahimè, ancora nel 2021 in un certo modo, quindi è fondamentale. Dà sicurezza, dà la possibilità di aprirsi senza sentirsi giudicate, proprio perché dall'altra parte c'è una donna che potrebbe aver avuto esperienze dirette o indirette, diciamo, simili. Quindi, ecco. Le donne non sono sole. No, non sono sole. E noi gli diamo anche il tempo, perché lo capiamo che sono delle cose da raccontare con molta difficoltà, perché riguardano le sue cose intime, gli affetti, per cui non vengono denunciate così come si denuncia il furto di una bicicletta. Ci vuole tempo e noi cerchiamo di mettere a suo agio la donna per dargli quel tempo per costruire con noi l'empatia che ci vuole durante la ricezione di una denuncia così delicata e arrivare ad un risultato, perché noi è questo che vogliamo fare. Codici rossi invece quanti sono stati, e quando si parla di codice rosso siamo già ad una violenza? Sì. Quando si parla di codice rosso la vittima è già passata da pronto soccorso. Nel corso del 2021 abbiamo avuto 81 casi di codice rosso, e a seguito dei quali siamo intervenuti e abbiamo adottato in almeno 6 circostanze dei divieti di avvicinamento alla casa familiare e alla persona offesa. Quindi ci sono stati dei risultati abbastanza positivi, perché non ci sono state delle recidive, insomma. Arezzo e la provincia d'Arezzo ha creato una rete antiviolenza dove partecipano non solo noi come centro antiviolenza, ma dove abbiamo le forze dell'ordine. Oggi vedete questa bellissima iniziativa, nasce proprio dalle forze dell'ordine. Quindi oggi una donna che decide di chiedere aiuto ha una rete di sostegno alle sue spalle, pronta ad accoglierla, a supportarla e ad aiutarla in questo percorso di fuoriuscita. Quindi assolutamente, noi ringraziamo le forze dell'ordine e anche la provincia d'Arezzo, perché in questi anni hanno fatto davvero tanto nel creare questa rete di protezione. Dal punto di vista legislativo, che aiuto hanno le donne? Secondo lei, ecco, la nostra legislazione le tutela abbastanza? Allora, anche da un punto di vista legislativo l'Italia ha fatto tanti passi in avanti, ha ratificato nel 2013 la Convenzione di Istanbul, prima ancora abbiamo introdotto norme come lo stalking, nel 2019 abbiamo avuto il codice rosso, quindi da questo punto di vista le leggi ci sono. Forse quello in cui ancora dobbiamo impegnarci è nel renderle operative queste leggi effettive, magari investendo più soldi sul tema della violenza di genere e rendere i fondi strutturali, non legati all'emergenza, ma strutturali, poter contare sui fondi sempre, perché è quello che poi alla fine fa la differenza.